Allora allontaniamoci. Questore, si allontani immediatamente. C'è questa macchina che c'è la bomba. L'ho vista. Wow. A tutte le unità, è esplosa una bomba. Sì, abbiamo visto, state tutti bene? Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo a stare su LSPDFR. In questo episodio, ragazzi, ho deciso di andare online e ci troviamo di fronte alla stazione della Polizia di Stato. Guardate che figata, io non vedo l'ora di farvi vedere questo posto, ragazzi. Ha una marea di potenzialità, ma bando alle ciance, guardate che bello. La scritta Polizia di Stato è incredibile. Entriamo all'interno, vedete che adesso siamo vestiti con i vestiti da civile. Possiamo entrare in servizio semplicemente entrando nella porta che è sbloccata per noi, perché siamo degli agenti di polizia. Guardate anche che bello, ricezione pubblico, polizia. C'è lo stemma della Repubblica Italiana qui. Entriamo dentro, vedete che la porta è bloccata, ma abbiamo le chiavi, la sblocchiamo e entriamo all'interno. Questi sono gli armadietti, aspettate che chiudo la porta dietro di me che non si sa mai. Ok, entriamo qua dentro e possiamo cambiarci di vestito e metterci la divisa da poliziotto. Quindi, come vedete, questa è la divisa da assistente stradale, perché noi il nostro grado al momento è assistente stradale. Siamo entrati da poco, dobbiamo ancora ambientarci, ma abbiamo già la possibilità di andare anche in autostrada in altre parti. Guardate che bello con la paletta qua alla gamba, guardate che bello. Ma volendo ho anche la paletta in mano da utilizzare in caso vogliamo fermare qualcuno. Vedete, lo fermiamo così. Abbiamo anche il distintivo polizia, una cosa che non si vedeva praticamente mai. Guardate che bello. Entriamo nel garage, andiamo a prenderci un veicolo. Abbiamo una marea di veicoli da cui scegliere, ma vabbè, noi andiamo con quelli che siamo autorizzati a prendere. Vedete, Seat Leon squadra volante, Giulietta squadra volante, Giulia civetta no perché non siamo in borghese, ma abbiamo anche BMW Giulia volante, eccetera eccetera. Noi possiamo prendere la Seat Leon squadra volante, eccola qua. Adesso ragazzi, direi che entriamo in radio. Abbiamo benzina? No, facciamo il pieno, che qua si può fare direttamente il pieno ancora in centrale, che abbiamo prezzi naturalmente agevolati. Facciamo almeno 12 galloni così non ci pensiamo più. E nel frattempo non spaventatevi per il menu sopra, ma è quello dei lampeggianti e delle sirene. Vedete, questo è normale, quindi quando andiamo in giro normalmente utilizziamo questi solitamente, oppure possiamo utilizzare codice 3, questo è quello che ci permette di utilizzare le sirene, vedete un po', oppure anche codice 2, codice 1 per le cose meno gravi. Ma abbiamo anche una cosa molto bella che vi faccio vedere, che è questa qua, ragazzi. Possiamo alzare questa serie di LED e sopra possiamo fare polizia controllo, alt, eccetera eccetera, e quindi far stare attente le persone. Insomma, è molto utile in alcuni casi. Però adesso abbassiamolo che non ci serve. Ragazzi, prima di iniziare vi voglio dire che sto facendo un giveaway su Instant Gaming. C'è il link qua sotto in descrizione, lo cliccate, scegliete il vostro gioco preferito e potete partecipare per riceverlo gratuitamente. Adesso entriamo in radio e vediamo un po'. Comunque c'è un database anche di tutte le persone, quindi quelle che si sono arrestate, così possiamo controllare tutto quello che hanno fatto. Dopo lo vedrete. Qui agente Cannella in Roma 18, sono operativo. 10-4, agente. Benissimo, come avete visto adesso abbiamo fatto sapere che siamo operativi, quindi possiamo ricevere le chiamate e naturalmente ci possono coordinare verso qualche punto in caso serva, insomma, ecco. Nelle emergenze sanno che ci siamo anche noi. Poi possiamo controllare la posizione degli altri agenti. Vedete, questi pallini bianchi sono gli altri agenti, così sappiamo esattamente dove sono in caso di pericolo o pericolo grave. Noi abbiamo naturalmente il cellulare da lì che riceviamo. Vedete, le ultime tre chiamate sono state queste. Delta 40, inseguimento in corso vicino alla banca centrale, richiedo supporto. Inseguimento in corso verso la banca centrale. Siamo 11 a delta 40, noi siamo ancora nella zona pollame. Ok, ricevuto. Un veicolo grigio berlina, molto veloce. Ok ragazzi, rispondiamo noi ad esempio, facciamo così. Zona banca centrale, qui delta 40. 10-4, si sta avvicinando anche Genova 32. Qui Roma 18, convergo. Ok ragazzi, quindi sembrerebbe essere un veicolo grigio. E attenzione, perché veramente la situazione potrebbe essere pericolosa. È un inseguimento, c'è già una pattuglia insomma che la sta inseguendo. Zona banca centrale, quindi esattamente questa. Vediamo se li riusciamo a prendere dall'altra parte. Li sento ma non li vedo, non vorrei sbagliarmi di posizione. Qui delta 40, l'ho perso nei pressi della banca centrale. Fate un controllo, una berlina grigia. Ok, vediamo, una berlina grigia. Genova 32 sta nei pressi della piazza centrale. Ok, ricevuto. Ah, vediamo un attimo se troviamo qualcosa. Siamo dietro a Delta 40 che, come vedete, beh, è un bello inseguimento effettivamente. Roma 11 da mobile a Delta 40, in che direzione è andato? Allora, sono uscito un attimo con la portatile, sto con la portatile con la macchina. Io l'ho perso nei pressi della banca centrale. È una berlina grigia comunque, se la vedete fermatela. Roma 11,
10-4. Collega, l'ho perso qui, collega. Salve, qui, l'ha perso qui. Zona. Sì, sì, ho capito. Sì, una berlina grigia, occhio, che è molto veloce come macchina. Era un'auto vecchia, nuova, qualche dettaglio in più? Una marca, qualcosa? No, una berlina normale. Una berlina normale grigia, ok. La targa non sì. si sa. No, la targa non l'ho fatta in tempo a prendere perché sto da solo. Sì, sì, non si preoccupi, non fa niente. Ok, ok, perfetto. E come sta, tutto a posto? Sì, tutto a posto, tutto a posto. Da solo, oggi. Sì, sì, anch'io. Va bene, collega, comunichiamo via radio se è male che la vede, va sì, bene? Sì, ma certamente comunicherò. Grazie, sarà buon servizio. Grazie mille, altrettanto. Genova 32 sta pattugliando in zona piazza centrale. Una berlina grigia, ormai ragazzi chissà che fine ha fatto questa berlina grigia, sarà sparita. Ora, come avete visto, siamo due agenti da soli, ma effettivamente dovremmo stare insieme tecnicamente. Lo faccio per il video perché appunto così ci sono meno interruzioni. Comunque sono abbastanza affamato, quindi devo capire esattamente. Aspettate che se vediamo quella berlina la dobbiamo fermare, perché è ricercata. Allora, possiamo andare a prendere qualcosa al supermercato, ad esempio qua. Qui sicuramente c'è qualcosa da mangiare per noi, ci prendiamo magari qualche ciambella, vediamo un attimo com'è la situazione. Delta 40 è rinvenuto la macchina grigia fino nei pressi della banca centrale. 10-4. Trova 11-10-4. Delta 40 serve supporto? Sì, sì, avviciniti nella mia posizione perché non so se sono rimasti in zona. 10-4, arrivo. Ok ragazzi, il nostro spuntino pomeridiano mi sa che deve ritardare. Hanno trovato la berlina grigia. Vediamo un secondo, dovrebbe essere, mi pare, qui, esatto. È stata trovata in zona taxi, zona banca più o meno di prima. Quindi vediamo, sono a 2 chilometri di distanza. Adesso cerchiamo di raggiungerli. Serve un controllo di targa. Il veicolo è rubato. Ok, veicolo è rubato. Eccolo qua, ecco la berlina. Ok, non mi sembrava proprio una berlina, mi sembra più una, non lo so, una hatchback, però ok. Allora, mettiamo la macchina ad esempio qua sul lato, senza disturbare troppo. E vediamo un secondo che cosa ci sa dire lui, perché devo un po' capire qua. Eccomi qui. Collega, mi dai una mano per sì, favore? Sì, 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 sì. Perché non so se sono rimasti in zona. Ok, togliamoci dalla strada un attimo. E ok, sì. Quindi hanno abbandonato il veicolo qua. È rotto? È successo qualcosa? Non lo so, l'hanno Si sono schiantati, sembrerebbe, sì. Sì, sì. Ok, per l'ustia. Vediamo un secondo, ma. Che so, io vado. Io vado qua e leva di lì. Leva di qua. Sì, sì, sì. Ha un identikit più o meno, sa come sono fatti i sospetti. Uno aveva i capelli biondi. Ok, i capelli biondi. I capelli biondi. Ottimo. Sì, vado di qua. Prendiamoci il teaser. Prendiamoci in contatto via radio. Sì, certo. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, perché hanno lasciato veicolo abbandonato così, con la portiera aperta, schiantato contro un palo. E magari riusciamo a vedere qualcosa. Non so se c'è qualcuno qua in giro. Dubito che sia rimasto qui vicino, però ho sentito qualcosa, ma mi sa che è l'altra gente che si sta muovendo. Dovremmo cercare magari delle impronte, qualcosa di simile, ma la vedo abbastanza dura, sinceramente. Potrebbe essersi mosso a piedi, ma qui poi da sull'autostrada direttamente indagare è un po' complicato in questo punto. Proviamo ad andare in giù, facciamo il giro dall'altra parte, vediamo se troviamo qualcosa. Purtroppo sì, una persona bionda, ma ok, intanto ho 4 Coca-Cola e 6 hamburger da mangiare e bere. Vediamoci sta acqueta, mangiamoci magari l'hamburger se riusciamo. Ecco qui. Niente collega, mi sa che sono scappati. Sì, ho visto, è dura indagare in questo momento. Comunque possiamo mandare un dentikit a tutte le volanti in zona, in servizio. Sì, sarebbe d'obbligo, sì. Va bene, io riprendo il normale servizio, grazie per il supporto, collega. Niente, niente. Stia fermo sul veicolo, per favore. Le ho detto di scendere. Stia, torni sul veicolo, per favore. Qui Roma 18, ho fermato una Opel color arancione in piazza centrale. Ha un giubbotto antiproiettile addosso. Ok, sono io vicino a te, 30-40. Vuoi supporto? Sì, grazie. Salve, può fornirmi patente, libretto, documenti? Certo. Era 10 in distanza, di supporto. Potete farmi un controllo su Gue Ciro? Ok, grazie. Ricevuto. Questo ha fatto una manovra, ragazzi, che non mi è piaciuta. Ha fatto un'inversione così, a caso, l'avete visto? Signore, non è schedato Roma 18. Allora, sa perché l'ho fermata? Forse sono passato col rosso. Sì, ma non è solo questo. Ha fatto anche un'inversione a U, lì, dove non era possibile fare, con doppia striscia continua. Mi scusi. Un attimo. Attenda un attimo qui.
Aiaia, signore, aiaia. Aiaia. E dovrò fare una multa. Vabbè, ecco qua. Ok, Facciamogli quella da 700, tutto ragazzi. Quella per rivolto. essere passato con rosso, che va bene. Benissimo, allora adesso legga. Dovrebbero essere i dati tutti giusti. E mi raccomando, la prossima volta guidi con prudenza, E anche con targa straniera, non è che vabbè. Che dici, vogliamo fare un controllo anche al veicolo? Bah, più che altro lui è residente in Italia, quindi con targa straniera non può circolare. Almeno queste sono le nuove leggi. Infatti, sì. Va bene, allora Ormai. facciamo una cosa, Vabbè. collega. Procediamo. Comunichi via radio la targa e vediamo un po'. Sì. L'avevo comprata qualche giorno fa. Concessionario Capisco, vendeva capisco. solo questo po'. Qui Roma 18 segnala un veicolo con targa AEI 207. Circola con targa straniera e residente in Italia. Ricevuto Roma 18, facciamo un controllo. Qui sera 10, possibile riavere il nome e cognome del signore? Sì, è Ciro Gue. Così una domanda, ma come mai vestito con quel giubbotto tattico, cos'è, antiproiettile? No, perché io sono un ex militare, quindi sono sbarcato qui in Ah. queste condizioni. Ah, capisco, capisco. Risulta mio? Ricevuto. Sì, risulta suo il veicolo. A posto, può andare, signore, allora, arrivederci. Grazie Arrivederci. Beh, ragazzi, come mille. Io avete sono visto, gli ho operativa. fatto. Ah, mamma mia, questa 500 sfrecciava come non so cosa. L'avete visto questa 500 qua? FIC 357. Guardate come si sente osservato. Poi due Stelvio, no? Quindi con quella macchinina lui è proprio veramente. Ah, ha deciso di fermarlo? Collega dietro di me, Roma 18, la 500 non ha l'assicurazione, la fermiamo. Sì. Stava anche sfrecciando prima, per quello mi sono girato. Ok, ricevuto. Salve. Salve, agente, salve. Salve, rimanga sul veicolo, per favore. Ok. Bella sta 500 però, Grazie, me l'ha fornito la curia. Prego, prego, può scendere dal veicolo, gentilmente. Ah, è un Ah, prete. padre, salve. Con i tatuaggi pure. Che Padre, mi tatuatissimi. sente? Salve, salve, che Dio vi benedica. Ma questa macchina è in regola? Sì, questa me l'ha fornita la curia. Come mai c'ha dei LED? Prima sfrecciava come un matto. Perché è tardi per la messa. Ma dove sta andando È orario. precisamente con tutti i bagagli lassù che sono anche un po' pericolanti, eh? Abbiamo fatto la chiesa nuova. Allora sto portando le ultime cosettine prima della santa messa. Bene, bene. Aspetta, aspetta, non faccio la benedizione. In nome del Padre, Sì, del Figlio intanto può darmi un e dello Spirito documento mentre mi fa Santo. la Ah, è Spirito benedizione. Santo. Sì. Ok. Puoi dare i documenti al collega, per favore? È con lei. Con lei, ma il documento? Un attimo solo. Allora, un attimo. Non so, Allora, magari non tra faccio lo tutti quei bagagli spiritoso, lì, insomma, non so. Ah, eh? È eccolo con qua, lei. perfetto, beh. Mamma mia, non è un nome molto da. Vabbè. Non lo dica in giro, eh. No, Collega, è come lo si so. chiama? Come si chiama? Guardi Come si qua, chiama il guardi signore? qua. Si chiama Tony Soprano, guardi. Madonna. Cioè, boh. Ma c'ha un nome molto lontano da Vabbè, prete. questi sono i genitori, insomma, che hanno fatto una scelta poco. Purtroppo. Però. No, non ho potuto scegliere. Va bene. Vabbè, intanto faccio un controllo alla targa, vediamo un secondo. Certo. Ok, il veicolo è registrato a Tony Soprano, quindi è giusto. Sì, il veicolo corrisponde di proprietà di Tony Soprano e anche Ah, la ok. patente è registrata a suo nome. Va bene, che dici, collega? Lo lasciamo andare al L'assicurazione non prete? ho controllato, quello. Adesso verifichiamo. Sì, perché non Un ha attimo, vado a nessun. controllare. Sì. Belli i dettagli sul tergicristallo, Fiat Abarth. Padre, come mai l'assicurazione è scaduta da ben 4 mesi e quest'auto? Come mai? Che Le sta fa? parlando Ha il mio perso collega l'uso della. qua, eh? Per tutti i santi, non lo so, è strano perché a me è la chiesa che mi fornisce il veicolo. E dovrei chiedere al vescovo, dovrei chiedere cosa è successo, come mai. Ma lo sa che c'è anche il coso del ritiro del mezzo, sì? C'è il sequestro del mezzo, sì? A gente si passi la mano per la coscienza. Cioè, io solo questa piccola macchinetta mi hanno passato, ma mi toglie questa e mi piace la biciclettina. Beh, dopo fa come Don Matteo, no? Ah, è vero. La bici me l'hanno ciulata già 4-5 volte. Allora, vediamo cosa decide il mio collega. Che
Che cosa vuole fare con lei? Se le vuole sequestrare il mezzo. Ma guardi, se Collega, va immediatamente a guardi. pagare l'assicurazione, eh? Buente una buona Sì. parolina su di me. Una preghiera, qualcosa? Sì. No, va Va bene, dai, bene. forza. Allora, guardi, io adesso vado un attimo a fare un attimo un funerale, poi dopo il funerale faccio la santa messa e le farò una piccola pregherina per lei. Sì. Va bene, grazie. Grazie. Ma è Grazie, che stato Dio la bravo il benedica, collega. Ma eh. devi È stato bravo andare a il pagare collega. l'assicurazione, mi raccomando, immediatamente, che se la Ah, ribecchiamo di cioè. nuovo, se io un mio collega la ribecca di nuovo, altro che, altro che preghierina. Va bene, va bene. Ringrazio il Ah, collega, scusi, ringrazio. mi scusi, volete fare un'offerta per i poverelli per caso? No, grazie. Ah, no. Gente, lei vuole Arrivederci. fare una. Arrivederci. Arrivederci. Vediamo se c'è qualche chiamata, perché da quello che ho capito c'era una chiamata. Vediamo il telefono. Ci sono due nuovi messaggi alla polizia. C'è un'auto abbandonata in mezzo alla carreggiata, non troppo lontano da qua, 2 minuti fa. Ok, numero, possiamo chiamarlo. Posizione GPS, andiamo lì, vediamo un secondo. Facciamo un giro qua attorno. Ok, è l'auto di prima, non ci credo. È l'auto di prima, è stata abbandonata qua, ragazzi. Guardate qui che storia. Allora, vediamo un secondo, chiamiamo. Vediamo cosa abbiamo. Polizia, ambulanza, vigilanza, meccanici. Abbiamo bisogno di un meccanico qui. Qui Roma 18, sto sequestrando un veicolo abbandonato in mezzo alla carreggiata. Si tratta dell'Opel di targa AEI207, se potete aggiungerlo. Sì, grazie Roma 18. Ok, ragazzi, sequestriamo il mezzo. Interazione del veicolo, sequestro del veicolo. Ok, lo sequestriamo, gli mettiamo le ganasce e tutto quanto e lo facciamo portare via dal tizio di prima che è il meccanico che ha proprio tutto il camion dell'ANAS che se lo porta, insomma, ecco fatto. Il meccanico al momento dovrebbe essere già arrivato a destinazione, comunque lui poi per sbloccare l'auto deve pagare una penale e in centrale, quindi sbloccarla dal garage, appunto. A tutte le auto, rapina in corso, Rapina in corso, tutte le ragazzi, rapina in auto corso, rapina in coperte. corso. Qui Roma 18 Sì, ricevuto. siamo proprio qua davanti alla banca. Ricevuto, convergere tutti, massima sicurezza. Occhi aperti, ragazzi, confermati. A Blaine County, ragazzi, abbiamo un bel po' di strada da fare. Un bel po' di strada. Allora, mettiamo un codice 3 per la rapina. Mettiamo le sirene. Uff, abbiamo molta strada, 10 km praticamente, ragazzi, è incredibile. Ma dobbiamo convergere anche noi. Tutte le unità vanno alla rapina. Ovviamente l'hanno fatta nel posto più lontano della Posto centrale anche possibile, ma. Sierra 10 e Sierra 11, saremo a distanza. Ok, ricevuto. Ci distinguete dal cappuccio rosso in testa. Roma Ok. 11 è sul luogo, Sierra sono le attenti, altre pattuglie, mi pare di correte. vigilanza, non mi ricordo cosa, però sono altre agenzie. La rapina è alla banca nord dell'altra città. Dovrebbero convergere anche i carabinieri, ragazzi, tecnicamente, perché lì poi c'è una centrale dei carabinieri, però non lo so, non ne ho la più pallida idea. Vediamo, dovrebbero esserci molte pattuglie. Chiedono anche Roma aiuto 11, in centrale, in chiedi se città, c'è quindi sì. la pattuglia aerea? Non è disponibile, dobbiamo cavarcela da soli, ma abbiamo l'appoggio anche di Sierra 9 e 10. Ok, forza ragazzi, Roma andiamoci, 18, sbrighiamoci. convergi anche tu? Sì, sono in autostrada, sto arrivando. Ok, ricevuto Roma 18. Qui Roma 18, sono arrivato. Ok, Roma 18, date supporto, occhi aperti che hanno già aperto il fuoco. Avrei bisogno di una mano per controllare i tetti. Ok, ragazzi, mettiamoci dietro il veicolo, attenzione. Collega, attenzione, armi da fuoco. Ho avvertito spari. Ok, per ora mi sembra tutto a posto. La banca di Blaine County, come vedete, è scattato un allarme silenzioso. Eppure hanno sentito dei colpi di arma da fuoco. Per ora siamo tre pattuglie, mi pare. E dovrebbero arrivare anche gli altri che dovrebbero essere speciali. Non ne ho la più pallida idea. Sento gli spari. Sento gli spari. Li sentite anche voi, ragazzi? Da dove provengono i spari? Avete visto da dove provengono? Non ho idea, penso siano all'interno. Sembrano all'interno, sì. Che ricevuto. Io cerco un posto per mirarli da lontano, che c'è il fucile precisione in macchina. Va bene, chi va a parlare? Sì, vado io allora. Copritemi, copritemi, ragazzi, io sto andando. Sierra 10 e Sierra 11 posizione. Ok, ricevuto. Signori, sento ticchettare dalla macchina parcheggiata di fronte alla banca. Non vorrei che ci siano delle bombe. Allora, allontaniamoci per Questore, si questione di allontani sicurezza. immediatamente. C'è questa macchina che c'è la bomba. L'ho vista. Wow! 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 Wow!
A tutte le unità, State tutti tutte le bene? unità, è esplosa una bomba, è esplosa una bomba! Sì, abbiamo visto, state tutti bene? Sì, qui Roma Ricevuto. 18, sì. Roma 11 portatile, sta bene. Oh mio Dio, avevo Occhi sentito aperti, il ticchettio ragazzi, giusto un secondo prima! Oh mio Dio, giusto un secondo prima! Io mi stavo andando giusto lì, ragazzi! Stavo andando giusto lì, non so se l'avete sentito. Cioè, incredibile! Mamma mia, pazzesco! Stavo andando giusto in quel punto finché non è esplosa la bomba! Oh mio Roma 11 Dio! chiede permesso di andare a controllare i tessi di fronte alla banca. Caspita, caspita! Sì, occhio sparano, però occhi aperti ragazzi, io andando mi avvicino per vedere cosa vogliono. Oh, cavolo! Verificare se hanno un fraggio all'interno. I taxi siete voi? Allora, da quello che so, hanno piazzato bombe ovunque. Quindi dobbiamo stare attenti. Vedo un soggetto che si avvicina. Occhio che apre il fuoco. Autorizzati a rispondere al fuoco, ragazzi. Sento un elicottero, magari mi sbaglio. L'ho sentito Avete qualche anch'io. richiesta? Avete qualche richiesta? Roma 11 non ha più contatto col collega stazione Occhio portatile ragazzi, Roma 11. buttano lacrimogeni, occhio Siamo occhi aperti. Attenzione, Sierra 10, ragazzi. ho ucciso un rapinatore all'esterno. C'è un Per rapinatore favore, Sierra all'esterno? 10, io sono qui avanti alla banca. Collega Pamela a terra, dietro le case bianche, davanti Oh alla cacchio, banca. una è a terra, la collega è a terra. Roma 18? Roma 18 è qui vicino. Ah! Cacchio! Siamo stati colpiti, sono stato colpito. Ucciso uno. Ah! Ucciso uno, ucciso uno. Ce ne sta uno all'interno. Cacchio, ragazzi, ce n'è uno all'interno, ce n'è uno all'interno. Roma 18, Pazzesco. c'è buona visuale tu? Roma 18? Roma 18 è a terra. È ferito? Soggetto ferito, non so se è a terra o meno. Controllate, però occhi aperti, aspettate, vi dico io quanto. Abbiamo due agenti a terra. Non vedo visuale qua, non riesco a vedere dove sta. Tic-tac, tic-tac, Io ho ferito qualcuno tic-tac. all'interno della banca, ma non so se è deceduto. Sì, quello è morto, però hanno piazzato cariche esplosive all'interno. Occhio. Poi vabbè, adesso stavo guardando che c'erano delle persone di fuori ed è riuscito a spararmi al braccio e mi ha ferito. Però, caspita. Ok, sono stati Buttare lanciati i lacrimogeni, lacrimogeni, occhi ho aperti che visto. possono uscire. Noi ragazzi terminiamo qua questo episodio, grazie a tutti della visione, se volete vedere nuovi episodi del genere andate su Twitch che è qua sotto in descrizione, lì vi faccio una live ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Questa settimana continuerò seriamente che finora ho creato un nuovo PC per poter streamare, quindi dovrebbe essere la qualità ancora migliore. Grazie a tutti della visione, in descrizione c'è il mio Instagram in cui vi faccio decidere cosa succederà nei giochi, quindi mi raccomando seguitemi lì. E sto facendo anche un bellissimo giveaway su Instant Gaming in cui ognuno di voi può vincere un gioco gratuitamente a sua scelta. Cliccate sul link qua sotto. Detto ciò, arrivederci.